Buongiorno Sinisa, e tu ti fai scivolare addosso vittorie e sconfitte da sempre, però probabilmente quella partita dell'andata è rimasta sullo stomaco a tutti. Ecco, hai puntato anche su questo per preparare questa partita con la Roma? No. L'abbiamo preparato come tutte le partite. Cioè, in quella partita l'abbiamo perso meritatamente. Forse unica, una delle poche dove abbiamo sbagliato tutto, ma è stata colpa mia, perciò non c'era bisogno di tornare su quello. Sono sicuro che domani faremo meglio. Che impressione ti ha fatto la Roma vista in Coppa? E vabbè, la domanda di solito si fanno, non vorrei farla banale, di solito si dice che la testa può essere la testa della Roma, magari all'Europa League, la gara di ritorno, che ovviamente per loro, per la stagione, conta tanto insieme alla qualificazione per la Champions. Ah, mi ha fatto una grande impressione. Ha vinto. Ci sarà una partita difficile per loro. Che per noi, cioè noi andiamo come sempre a fare la nostra gara, giocare sapendo che incontriamo una squadra forte che gioca bene, che ha giocatori che ci possono e che ci metteranno in difficoltà, ma noi abbiamo la nostra mentalità, abbiamo la nostra identità, andiamo là e cerchiamo di avere atteggiamento mentale come con la partita con l'Inter. Abbiamo dimostrato che giocando così possiamo vincere con chiunque, e l'abbiamo già fatto, penso l'anno scorso, 2 anni fa, non so quando, che abbiamo vinto a Roma, perciò si può anche ripetere quest'anno. Importante atteggiamento mentale, avere ritmi alti, intensità, atteggiamento mentale, poi si vedrà. Poi non penso che i giocatori pensano a partita dopo. A nessuno fa piacere perdere e tutti si preparano per vincere partite, perciò se uno pensa questo che dici te, lo possono dire quelli che non hanno fatto mai lo sport, dice pensiamo alla partita dopo, questa qua la facciamo così come va. Nello sport non funziona così, perciò loro faranno di tutto per vincere la partita contro Bologna e poi faranno di tutto per passare il turno con Ajax. Ne approfitto, c'è Tomiyasu, ce l'hai o lascia? Tomiyasu non c'è. Da noi sono tutti perfetti lunedì, martedì, poi quando si arriva sabato, domenica, poi non ci sono. Però durante la settimana sono quasi tutti recuperabili. Abbiamo tutti, fino a mercoledì, giovedì, ce l'abbiamo tutti. Poi quando si arriva venerdì, sabato, sai, poi a fine non ce l'hai. Abbiamo parlato di Tomiyasu, le chiedo anche, visto che insomma è reduce dal contagio Covid in nazionale, se ha trovato bene Skorupski, se è già pronto per rientrare tra i pali oppure no, perché comunque è una malattia che insomma qualche segno lo lascia. Ma è guarito dal Covid. Cioè, non lo so, si è allenato ieri, altro ieri, quando è fatto tutto, poi vediamo, cioè, abbiamo un altro allenamento oggi. Vediamo come sta, ma non è un problema, se non c'è lui c'è Ravaglia, perciò non ho problemi da quel punto di vista. Io metterò in campo quelli che mi danno più garanzie, perciò vediamo l'allenamento di oggi, poi dopo domani decido, tanto domani si gioca alle 18, cioè abbiamo tutto tempo per vedere bene le cose, ma se c'è Skorupski bene, se non c'è Ravaglia va bene lo stesso. Buongiorno Sinisa, buongiorno. Buongiorno. Un paio di domande. La prima, di più largo respiro, è che stavo guardando l'altro giorno, proprio reduce dalla nazionale e dalle coppe europee,
i giovani che giocano. E stavo guardando che Bologna e Milan quest'anno, nella Serie A, hanno schierato entrambe 10 giovani under 21, diciamo, eleggibili nell'under 21. E questo come lo giudichi? Sì, ma ci sono altri che non si sa come non sono stati convocati in under 21 italiana. Non si capisce perché uno come Vignato non è convocato in under 21 italiana. Ecco, questo è un mistero questo. Perciò saremo molti di più anche, qualcuno di più. Sì, ma dicevo in generale, tu e Stefano Pioli usate molti under 21, molti giovani. Questo è un fattore, diciamo, futuribile, da cui trarre vantaggio in futuro, o è già un fattore importante adesso, un fattore che identifica il modo di lavorare di un allenatore e anche di una società? È un'anticipazione del futuro, è un ipotecare meglio e diversamente il futuro? Ma io non divido giocatori a giovani e vecchi, io li divido a bravi e non bravi o meno bravi. Cioè, se uno è giovane e non è bravo non gioca, se uno è giovane e bravo potenzialmente anche può diventare, mi fa piacere giocarlo, però noi abbiamo intrapreso questa linea verde, la linea dei giovani che sappiamo che per noi sono importanti, ma in una società, in una squadra sono importanti anche i giocatori più esperti, perché loro sono quelli che li devono far crescere, perciò non esistono solo i giovani o i vecchi. I giovani danno ai vecchi, diciamo, entusiasmo, la voglia, motivazione, i vecchi gli danno esperienza, tranquillità, serenità, gli fanno insegnare certe cose, gli danno esempio, perciò non esistono uno senza l'altro, perciò quanto sono importanti i giovani sono importanti anche i vecchi, ma da me come allenatore, io, come ho detto, non guardo vecchi o giovani, guardo bravo o meno bravo. Noi abbiamo tanti bravi ragazzi giovani, sappiamo che i giochi giovani, fai giocare i giovani che comportano comunque alti e bassi, e si è visto anche, però è anche vero che se tu gli dai fiducia, gli dai, diciamo, costanza, questi giovani poi dopo cresceranno e poi ti danno certe soddisfazioni. Perciò mi è sempre piaciuto far giocare giovani, ma perché sono bravi, non perché sono giovani. Sì, ai giovani dobbiamo dare la possibilità, ma non hanno niente bisogna di riservato. Bisogna avere il coraggio di farli giocare sapendo che magari, non lo so, in quel momento c'hai un giocatore più esperto che in quel momento ti può dare più di quel giovane là. Però quel giovane, se gli dai possibilità e fiducia di farlo giocare con una certa costanza, in prospettiva può diventare più forte di quello che c'è. Allora io a quel punto preferisco, diciamo, questo giovane che so che crescerà, che magari in futuro, non molto lontano, può diventare più forte. È una soddisfazione per me, è una soddisfazione per il giocatore, penso per la società, per tutti. Beh, la tua storia non solo recente lo conferma. L'altra cosa che collegavo a questo, dico, ecco, contro la Roma ci sarà il vecchiaccio là davanti, a proposito, per dare esperienza, per attaccare quella difesa 3. Non so se 3. Giocherà Dzeko, pensi a Dzeko? Dzeko? No, nella tua squadra ci sarà Palacio. Anche quello è vecchio. Anche quello. Un po' meno però. No, per dire, su quella difesa 3, su quella difesa che qualche volta sbanda. Ma noi non abbiamo problemi in avanti. Noi abbiamo un problema adesso indietro, che siamo, abbiamo pochi cambi, pochi giocatori, pochi difensori, perché diciamo che domani quelli disponibili avremo Faragò, che non so quando ha giocato l'ultima partita. Faragò, per forza, lui e Anto, poi altri sono tutti fuori, cioè davanti. Non ho problemi, anche se magari qualche volta non sfruttiamo quello che creiamo, ma davanti abbiamo tante soluzioni. Il problema è dietro che ci mancano un sacco di giocatori, e quelli che abbiamo, diciamo, Faragò non è ancora pronto perché è appena cominciato a allenarsi, tutto, perciò sui spazi stretti
sui spazi stretti ci sta, su spazi aperti trova difficoltà. Antof si deve ancora bene abituare a campionato italiano. Sai, mi dispiace perché ho portato la sfiga a un giocatore della Roma, questo mi, anche se non posso dire che non ero contento, perché stavo guardando la partita con l'Ajax, no? E vedevo Spinazzola che andava e detto, dove cazzo andiamo? Che non abbiamo nessuno che ce lo ferma là, questo qua. Cazzo. Dopo un secondo si è fatto male, ho detto, ma... e ho portato la sfiga. Mi dispiace per lui veramente, perché... però è stato un caso, perché guardavo lui e dicevo, chi metto là? Non c'ho Tomiasso, non c'ho chi... vedendo anche partita di andata, quando è partito là sulla fascia e c'era De Silvestri che lì... Primo gol. E altro Baie che si è stirato, dico, cazzo, che cazzo metto là? Come ho pensato quello si è fatto male. Mi dispiace per lui, però dall'altra parte, diciamo... mi ha fatto un po', ho dormito un po' meglio. Che non significa che poi dopo loro ce l'hanno un sacco di giocatori. Però se, sinceramente quei 20 minuti di Spinazzola comunque mi hanno fatto preoccupare. Poi magari gioca un altro, farà meglio di Spinazzola, ecco. Però sai, forse è meglio così. Mi dispiace per ragazzi, ecco, questo, perché non auguro a nessuno di farsi male, però è stata una coincidenza che... Il tocco della medusa. Come? Il tocco della medusa, quando... No, io di solito non sono così, preferisco affrontare le squadre a completo. Senta... Però Spinazzola va bene così. Cioè, bisogna portare motorino. E non quello scooter, ma... bisogna prestarselo da Valentino Rossi, una... così almeno partiamo a pari. Buongiorno, Sinisa. Senta, la partita con la Roma però è un curioso intreccio per lei da quando allena il Bologna. Lei ha esordito da capo allenatore contro la Roma nel 2008 allenando il Bologna, e però vengo al presente... L'anno scorso avete vinto 3-2 a Roma il 7 di febbraio, eravate settimi in classifica, un punto dall'Europa. È stato quello il momento più alto della sua gestione in classifica, della sua gestione al Bologna. Poi lei ha ricordato la brutta partita di dicembre. Che cosa è successo da allora ad allora? Solo la questione del Covid? No, aspetta. Ci vuole... No, è stato solo il Covid e la ripartenza che... Vi ha frenato, e soprattutto secondo lei che cosa è cambiato da dicembre adesso? Cosa spera che sia cambiato rispetto a quella brutta partita, venendo alla partita di domani? Grazie. Vabbè, ci sono cambiate tante cose e spero che si sono cambiate meglio rispetto alla partita con la Roma, perché penso che era 5-0 primo tempo. Non lo so, io di solito quelle partite non mi ricordo bene. Perciò prendere 5 gol in 45 minuti è un po' troppo. Però come ho detto è stata colpa mia, non è stata colpa dei giocatori. Perché si vede che non l'ho preparato io bene. Ho sbagliato io in qualcosa e sicuramente domani non succederà questo. A rispetto di quella partita là, a domani noi sicuramente siamo molto meglio. Siamo molto meglio fisicamente, ma siamo molto meglio di testa, di mentalità, di coraggio, di nostra identità, come stiamo, come giochiamo. Perciò sono molto più sereno a rispetto di un girone fa. Diciamo, mi aspetto una grande prestazione da parte nostra. Poi non so se questo basterà per portare a casa il risultato positivo, ma come detto noi giochiamo sempre per vincere, mai per non perdere, perciò andiamo e facciamo la nostra gara. Noi dobbiamo essere concentrati sulla nostra prestazione, sul nostro atteggiamento, non sul risultato. Perciò le differenze sono tante.
ma penso, se guardo la mia squadra, è tutto nel meglio. Salve, buongiorno. Buongiorno. Torno sull'argomento di una settimana fa. Mancini le ha risposto, le ha mandato un messaggio. Mi ha mandato 3 baci. 3 baci. Che cazzo. O magari sì, anche il CT del Giappone. Dopo tutto questo mi fai... C'è avuto una settimana di tempo per pensarci e vabbè, tutta insomma. Fantasia, Mancini. No, non mi hai chiamato. No, mi è venuto in mente perché ha parlato sentiti. Di Vignato, solo per quello. L'under magari 21. Mi chiama quell'altro. Come si chiama? Nicolato? No, oppure il CT del Giappone. Come? Oppure il CT del Giappone. Non ho capito. Anche quello del Giappone. Ah, vabbè, magari. Oh, quello delle Mongolia. Anche, giusto. Forse più. No, non mi ha chiamato. Se mi chiama poi te lo dico. Massimo. Mi potrebbe chiamare per giocare padel, ma come è scarso non credo che mi chiamerà. Ecco. Perché perde, allora va bene così. Senti, tu l'hai anche sfiorata, no? 2 anni fa e l'hai detto, la panchina della Roma. Ti senti di dare un giudizio? Sì, ma tu hai scritto una cosa diversa. Tu hai scritto che loro sono stati fare cose indietro, non che sono stato io a dire no. È diverso, no? Se ti ricordi bene cosa hai scritto. No, posso controllare? Io no, non devi controllare, te lo dico io. Ho scritto che tu ti sei tirato indietro? No, no, tu hai detto che loro si sono tirati dietro. No, mi sono tirato dietro io. Perciò ho deciso io di non andarci, non loro che non mi prendono. È diverso di quello che hai scritto te. No, non è stata un'altra cosa però. Come hai scritto una cosa ingiusta e tu sei venuto su argomento, io non ti avrei detto, però... Per come hai cominciato te, per cioè, essere carità, chiaro fino certo, in fondo. Certo. Loro erano io ero pronto, loro no. Ho citato queste virgolette. Tu hai scritto che loro sono stati quelli che hanno fatto passo indietro, non è quello. Sono stato io che ho detto che non ci voglio andare, non loro. Bene, chiarito questo, ti chiedo, ti senti di giudicare l'operato come sta facendo Fonseca? Perché far bene a Roma è complicato, un ambiente che tu conosci da giocatore ed è al centro dell'attenzione, del mirino, delle critiche. Come giudichi il suo lavoro? Ma sai, Roma è una piazza particolare, molto difficile. Là il problema, cioè, televisioni, radio privati, tifosi, è un casino, perciò... Secondo me lui sta facendo bene, ci sono un po' alti e bassi, però un allenatore che comunque io un allenatore che io stimo molto, uno che fa giocare bene la squadra e tutto, poi penso che il loro obiettivo era Champions, che è difficile che arrivano, però se vanno bene in Europa, arrivano magari in finale in Europa League, penso che hanno salvato la stagione, anche se hanno una buona squadra, perciò penso che Fonseca sta facendo bene. Forse poteva fare qualcosina in più, ma sicuramente poteva fare molto peggio e non l'ha fatto, perciò bisogna dargli merito. Io quando vedo Roma giocare comunque mi diverto perché è una squadra che gioca bene a calcio, ha i buoni giocatori e tutto. Perciò penso che... Il suo operato è positivo, poi non sono io dalla collega, dico bene, poi non sono io il presidente o quello che deve giudicare. Ne approfitto, se come è probabile, come crediamo, potrebbe arrivare Saputo tra una settimana, sarà anche l'occasione magari per anticipare certi discorsi sul futuro, visto che poi manca un mese alla fine del campionato? Non sono cose che dipendono da me, io manco lo so che Saputo dovrebbe arrivare una settimana fa. Nessuno mi ha detto niente, poi se arriva siamo tutti contenti, poi quando arriva poi vedremo quello che succede, non lo so. Non sono io quello che devo chiamare, che ne so. Io sto qua, lavoro e penso al mio lavoro. Poi siamo contenti se il presidente viene perché è più di un anno che non ci sta e sicuramente non è facile. Se dovesse venire saremo tutti contenti, poi
vediamo quello che succede, non lo so. Posto ragazzi? Una cosa. L'ultima di noi. L'ultima veloce che fa l'allenamento. Giustamente. Una curiosità, vedo che in corso d'opera spesso durante la partita, a seconda anche delle esigenze, della gara, ti piace giocare offensivo, lo dici sempre, anche con due punte vicine. Può essere una soluzione da prendere, cioè, che prenderai sempre in corso d'opera, cioè con Barro e Palacio vicino, oppure li metti insieme per poter avere anche questa soluzione a seconda del lavoro della fase difensiva? Ma questo dipende sempre dal risultato. Mi piacerebbe pure qualche volta non dover mettere i tre difensori, i due esterni di attacco, da una parte Scovolse e dall'altra parte Vignata, mettere Soriano, mettere Sansone, mettere Baro, mettere Palacio, significa che devi recuperare il risultato. Qualche volta mi piacerebbe pure essere normale, meno offensivo, ma sapendo significa che stai vincendo. Invece così o stai perdendo o vuoi vincere la partita perché stai pareggiando e tutto, allora, come ho detto, a me non mi piace pareggiare. Allora, sei anche io, se domani vado a Roma e ho 75-80 e siamo a 0-0, io metto avanti i giocatori e cerco di vincere, poi magari la perdo, ma non me ne frega niente del pareggio. Cioè, qualche volta mi piacerebbe magari vincere e magari mettere, anche se non mi piace, l'ho fatto poche volte, cambiare un attaccante per un centrocampista, un difensore e tutto. Però vedi, la sorte mi dice anche che non ho difensori, perciò non posso neanche, devo per forza mettere centrocampisti e attaccanti, vedi. Anche se avessi voluto mettere i difensori, c'ho solo due che non stanno proprio, perciò prima di metterci ci penso. Allora a quel punto attacco e miglior difesa.